Bentornati a In Viaggio con l'archeologo. Il video di oggi parlerà della magia nel mondo romano, ma trattandosi di un tema molto vasto, sarà una sorta di introduzione a questo argomento. Il termine mago deriva infatti dal mondo persiano e va a indicare, ce lo dice Erodoto nelle sue storie, quei sacerdoti dediti al culto di Zoroastro, appartenenti all'omonima tribù dei magi, che si occupano di divinazione, sacrifici e interpretazione dei sogni. E anche Senofonte ci riporta che questi sacerdoti sono esperti del divino. Dal mondo persiano, quindi, tale termine si diffonde anche in Grecia, intorno al VI secolo a.C., dove però progressivamente, soprattutto per incomprensione delle loro pratiche, i magoi vengono assimilati a indovini e impostori. Questo perché sono estranei alla religione tradizionale della polis e sono visti come figure che rischiano di sovvertire l'ordine, il rapporto, in sostanza, tra uomo e divinità. Dal greco il termine magos e mageia passano a Roma, dove però fanno la loro comparsa solo intorno al I secolo a.C. Cicerone, nel suo De Divinazione, ci parla dei magi come di sacerdoti della Persia e anche Catullo, nel Carmen 90, abbina la magia al mondo orientale persiano. Per i romani, almeno all'inizio, tali parole sono quindi solo concetti geografici, ma attenzione, ciò non significa che l'idea stessa di magia non sia presente. La troviamo per la prima volta addirittura nelle 12 tavole, le prime leggi scritte di Roma risalenti al V secolo a.C. Queste erano affisse nel foro, fino al disastroso saccheggio da parte dei Galli nel 390 a.C. Parte del testo ci è però giunto grazie ad autori successivi, e nella tavola ottava, quella dedicata ai delitti, si parla proprio di pratiche magiche. Viene infatti punito colui che abbia lanciato un maleficio, un malum carmen, contro un'altra persona e ancora colui che abbia fatto scomparire o si sia appropriato del raccolto altrui con la magia. Abbiamo quindi il malum carmen, l'incantesimo negativo, che può essere impiegato per incantare, cioè danneggiare un'altra persona, o excantare, cioè appropriarsi dei beni altrui. La legge quindi punisce la magia solo nella misura in cui questa rechi danno a persone o proprietà. Ed infatti esistono anche carmina benefici, come quello citato sia da Catone sia da Plinio il Vecchio per guarire lussazioni. Come vedete, il rito prevede sia gesti sia parole, talvolta formule poco chiare, e la pratica magica è equiparata a tutti gli effetti alla medicina. Nell'81 a.C., in epoca sillana, troviamo invece la Lex Cornelia de Sicaris et Beneficis che, come dice il nome, ha l'obiettivo di colpire coloro che attentano alla vita dei cittadini. Il Sicarius è l'assassino, in questo caso si tratta quindi di un'azione palesemente violenta, mentre con Beneficium si entra in una sfera di significato un po' più vasta, poiché questo termine va a indicare non solo l'avvelenamento, ma anche la stregoneria. La legge punisce chi utilizza i venena mala, cioè i filtri, le pozioni nocive, e la precisazione è d'obbligo, poiché nel mondo romano esistono anche i venena ad sanandum, cioè quei filtri volti a guarire le persone. Da questo punto di vista possiamo fare un collegamento tra il termine latino venenum e quello greco pharmakon, che va a indicare sia la medicina sia il veleno. Ancora una volta, quindi, non viene punita la magia in quanto tale, ma solo quella malvagia. E a tal proposito, Tito Livio ci riporta di una misteriosa epidemia che aveva colpito Roma nel 331 a.C. e che aveva mietuto vittime tra molti uomini illustri della città. Solo in seguito alla confessione di un'ancella si scoprì che ben 170 matrone erano colpevoli di aver impiegato dei venena. E alcune di queste furono costrette a bere i loro stessi filtri, morendo ovviamente. Secondo lo storico, questo fu il primo processo per avvelenamento nella storia dell'urbe. Continuando sulla linea temporale, nel 28 a.C., sotto Augusto, assistiamo all'accusa e all'allontanamento da Roma del greco Anassilao di Larissa, reo di essere magus. Sotto Tiberio, nel 16 d.C., viene addirittura promulgato un senato consulto che stabilisce il bando di tutti i maghi dall'Italia. Tacito riporta che tale decisione scaturì dal processo contro Libone Druso, accusato, pensate un po', di aver consultato indovini per sapere se sarebbe mai stato tanto ricco da ricoprire la Via Appia fino a Brindisi con delle monete. Di per sé quindi un'accusa insensata, ma evidentemente il timore che le predizioni potessero avverarsi e fornire informazioni sullo Stato
era percepito come reale. La maledizione poi è un tipo particolare di magia ed è rappresentata materialmente dalle defixiones. Si tratta di lamine di piombo sulle quali è scritta la maledizione stessa. Tali fogli vengono piegati e nascosti in luoghi a contatto con il regno dell'aldilà, quindi tombe, pozzi, fiumi o fonti. La loro origine è da ricercare nella Magna Grecia del VI secolo a.C. in Sicilia, dove sono definite katadesmoi, dal greco katadeo, cioè immobilizzare, legare. E di defixiones ne esistono diverse tipologie. Ci sono quelle indirizzate ai rivali in amore o in affari, quelle contro i ladri e ancora alcune tipiche del periodo imperiale di ambito sportivo. Ci sono addirittura delle formule volte a bloccare l'abilità degli avvocati durante i processi. Cicerone, nel Brutus, narra della causa intentata a tale Titinia, accusata di beneficio e da lui difesa. L'avvocato avversario, Gaio Scribonio Curione, improvvisamente dimentica l'arringa e la cosa viene attribuita, ovviamente, alle arti magiche della donna. Cicerone liquida però l'evento dicendo che il suo avversario è noto per avere una scarsa memoria. Dietro al pretesto portato avanti da Curione si cela però l'idea che le defixiones possano funzionare. Un ritrovamento interessante in tale ambito è rappresentato dagli scavi del 1999 a Roma, scavi che hanno portato alla luce la fontana di Anna Perenna, un'antica divinità romana. La fonte ha restituito, oltre a diverse defixiones, anche un caccabus, cioè una pentola impiegata per la creazione dei filtri, diverse lucerne utilizzate per i riti magici, quasi sempre notturni, e delle particolari statuette con incise formule magiche da racchiudere poi in contenitori di piombo. Ancora una volta siamo di fronte a pratiche magiche simili alle più moderne bambole voodoo. La magia continuerà ad essere una componente importante della cultura romana almeno fino al IV secolo d.C., quando Costantino, con due editti, vieta dapprima la ruspicina, cioè l'arte divinatoria anche per uso privato, poi tutte le pratiche magiche. Come detto, quindi, questa era un'introduzione alla magia nell'antica Roma. Se siete interessati, posso creare degli altri contenuti, magari più specifici. Fatemelo sapere, come sempre, nei commenti. Io a questo punto vi saluto e vi do appuntamento al prossimo viaggio. Arrivederci!